Eccoci e bentornati sul mio canale. Iniziamo subito Sniper Elite 4. Mettiamo difficoltà facile perché è un bel po' che non gioco a Sniper Elite, poi l'aumentiamo strada facendo. Iniziamo la partita. Abbiamo già visto ieri sera il menu e le armi. Dobbiamo fare la prima missione all'isola di San Selini. Siamo finalmente in Italia nel 1943. Questo gioco è completamente ambientato in Italia. 1943. Un mondo in guerra. Un mondo in subbuglio. Abbiamo bloccato la campagna di Hitler in Nord Africa. E adesso? Churchill ha spinto gli alleati a invadere l'Italia. Ha definito l'Italia come il ventre molle dell'Europa. Gli americani erano indecisi, ma Winston li ha convinti. Il generale Dwight D. Eisenhower, comandante in capo degli alleati, sta studiando la strategia nel Mediterraneo. Quanto a me, sono diretto a San Selini, una remota isola a sud-ovest dell'Italia. Sniper Elite 4 Italia, mamma mia. Mamma mia, non vedo l'ora. Perdiamo navi in questa zona. Per i servizi britannici è da imputare alla presenza della Luftwaffe a San Selini. La Marina britannica ha inviato un mercantile italiano catturato all'Orchidea per condurre indagini. Aveva a bordo la più recente tecnologia di intercettazione radio. Le informazioni raccolte confermano i nostri timori. I nazisti hanno una nuova arma speciale. I sopravvissuti delle navi distrutte parlano di un nuovo tipo di missile. Radiocomandati dall'aereo che li lancia, questi razzi possono localizzare le nostre navi con precisione letale. Orchidea aveva il compito di monitorare il traffico radio della Luftwaffe e scoprire le attività tedesche. Anche se avessi richiesto, il sacrificio è stato. Ora dobbiamo scoprire cosa tramano i nazisti e come possiamo fermarli. Un alto ufficiale della Luftwaffe si trova sull'isola. Il generale Tobias Schmidt è nelle grazie di Hitler, lo sanno tutti. Schmidt non si lascerà mai prendere vivo e non tradirà mai il suo amato Führer. Ma potrebbe avere con sé informazioni utili per noi. La mia missione: uccidere Schmidt e tutti gli alti ufficiali. E poi sparire. Quegli uomini non devono essere morti invano. Devo scoprire tutto ciò che posso sul nuovo razzo. Si inizia, ragazzi, si inizia. Comunque già come potete vedere è migliorato tantissimo rispetto al 3, ragazzi. Potrei eliminare questo tizio senza fare il minimo rumore. Uccisione fanteria, così. Premi R3 per usare il binocolo. Potrei usare il binocolo per controllare. Perché questo, a differenza del 3, poi si possono utilizzare tantissimo, ragazzi, le... come si dice? Tutti gli elementi intorno. Mann, hast du das gesehen? Die Rakete? Na klar, das Schiff hatte... Io proverei subito, ragazzi, a fare il delirio, eh? Allora, eccolo qui. Perfetto. R1 per svuotare i polmoni. Ah, eccolo qua. Vediamo un po'. Ah no, qua, aspetta. Perfetto, il punto rosso. Eccolo che arriva. Bim.
e facciamo una doppia. Così, tiro dalla distanza, grado C. Che figata. No. Dobbiamo trovare la nuova arma. Salta oltre l'apertura. Olè, olè. Io mi andrei a mettere il Thompson, che non so se qua c'è qualcuno. Ok, andiamo qui. Guardate comunque, stavo dicendo quanto cavolo è migliorato graficamente, perché questo è il primo gioco della serie di Sniper Elite 4, o meglio della, proprio della serie Sniper Elite, fatto direttamente su Next Gen, perché il 3 era stato ovviamente fatto per acquisire i corpi per le munizioni. Era stato fatto per tutte le varie piattaforme, PS3, 360, One. Invece questo proprio è stato studiato proprio per Next Gen. Quindi ecco perché la grafica è tutto un altro livello. Allora, andiamo sopra. Abbiamo due medikit. Ok. E dovrebbe essere, da come abbiamo visto dai trailer e tutte le varie informazioni, molto più le ombre, sarò più nascosto, molto più libero, quindi molto più free roaming rispetto. Premi per vedere la mappa e gli obiettivi. Tu sei qui. Allora, distruggi le cineprese. Poi qua ci abbiamo: uccidi gli ufficiali, uccidi gli ufficiali, distruggi le cineprese e uccidi gli ufficiali. Perfetto, ci abbiamo un bel po' di cosettine da fare. Uccidi gli ufficiali nazista con in mezzo 0 di 4. Quella torre sembra un buon punto di forza. Mi sembra ci sia nessuno. Ok, possiamo andare. Distruggi le cineprese, libera il checkpoint e neutralizza checkpoint. Ok, allora andiamo a provare questo qua. Oh, sicuramente le prime saranno molto semplici, ma dopo dovremo giocare molto più stealth. Option, mostra tutorial. E qua c'è sta un bel po' di roba. Munizioni, munizioni, munizioni. Allora, vediamo un po' qua. Allora, questo... aspetta. Perché cacchio faccio la gradinata? Allora, questo lo contrassegniamo. Fanteria. Poi... vediamo un po' che altro c'è. Eeeh, questo si può buttare giù. O quello ci divertiamo a buttarlo giù. Perfetto, ci dice addirittura la distanza. Poi, vediamo un po' che altro c'è qua. Da qua ne posso vedere tante altre cose. Ok, così. Ci riprendiamo il nostro mitico fucile. E andiamo a far secco. Ok, questo è preso. Triangolazione, rumore e tiri non mortali possono aiutare il nemico a triangolare. Se fornire troppi indizi in una sola posizione, il nemico è giusto, la triangolazione sarà completa. Ok. Penso che adesso al momento penso sia ancora tranquilla come cosa. Boom! Vediamo un po' come va. 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 Bim! Ah, non l'ho preso. Dove vai? Dove vai? Ricarica. Scappato quel codardo. Guarda come scappa. Sei buono? Aspetta, questo se può fare esplode? Niente, aspetta. Devo riuscire a acchiapparlo questo. Prima di salutarci, ragazzi, lo voglio prendere. Guarda come scappa. Copertura saltata. E giù. Giù, giù, scendi, scendi, scendi. Devo fare sempre becca comunque, raga. Andiamo di Thompson. Oh, chi è mi sparo? Cacchio. Viene in copertura, come si fa? Che cacchio. Muori. Muori. Thompson. Ok, la sua copertura mi sembra abbastanza buona. Ok, uccisione fanteria. A posto. Siamo
cacchio. Bastardo. Ok, andiamo. Piano, 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 piano. Dobbiamo levarci da sta zona, che abbiamo creato troppi danni. Distruggi le cineprese. Questa sarebbe una. Ok. Uno di tre. Camion distrutto. Uè, che cacchio abbiamo creato? Panico. Poi andiamo di qua. Allora ce n'è uno laggiù, che possiamo continuare, ragazzi. Tanto mi nascondo. Nel prossimo video. Spero che il video sia stato di vostro gradimento. E noi ci vediamo con tanti nuovi video. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi sul mio canale e mettete un bel mi piace sul mio video. E ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale.